Alessandro Di Battista, qual è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle in questa tornata amministrativa? L'obiettivo, come sempre, è entrare e prendere più voti possibili, perché qualsiasi cittadino del Movimento 5 Stelle che entra è un politico, un politicante di professione che esce. Noi ce la giochiamo in tanta città, io vengo da Roma, a Roma ce la giochiamo, stiamo ottenendo risultati questa settimana, mettendoci di traverso siamo riusciti a far capire ai cittadini che li stavano continuando a truffare con un decreto sui mutui che metteva in pericolo appunto i mutui delle loro case. Ci siamo messi di traverso e già il governo ha fatto una parziale retromarcia, cioè il movimento nasce come forza per far partecipare i cittadini all'attività politica, siamo opposizione in Parlamento, ma in alcune città ce la possiamo giocare per governare, e qua se governiamo veramente andiamo verso la giustizia sociale, l'ambiente, la tutela del patrimonio, la cultura, la sicurezza, la trasparenza, la gestione sana dei fondi, delle tasse dei cittadini. Anche a basso ce la giochiamo. Ecco, lei ha detto che non vuole pagare il canone, come farà? Ma io non ho la televisione, quindi si può, se non hai la TV e poi facendo una serie di operazioni che spiegherò nelle prossime settimane, si può non pagare il canone. Io devo capire per quale motivo oggi si deve pagare il canone se la TV ti mente, di fatto è controllata dal Presidente del Consiglio Renzi che piazza i suoi uomini e poi i telegiornali più che informazione fanno il bollettino del Presidente del Consiglio e il loro ufficio stampa. Non si può pagare delle persone per mentire, io ho massimo rispetto per voi, però io non ho la TV e campo bene anche senza la TV. È stato giusto non votare la legge sulle unioni civili? Ma in realtà non ce l'hanno fatta votare, cioè non si è votato, il Presidente Renzi ha messo la fiducia su un testo annacquato frutto di un compromesso con Verdini e Alfano, insomma se ci pensate l'enorme contraddizione, oggi noi abbiamo, ditemi se è democrazia, un Presidente del Consiglio di fatto Renzi non eletto da nessuno, che porta avanti delle leggi grazie a due uomini, Alfano che c'ha il segretario di un partito del 2% con più indagati che elettori, lui stesso indagato, che è entrato con Berlusconi e ora sta con Renzi, e dall'altra parte Verdini che non ha un partito vero e proprio, ma un altro transfugo, cioè Voltagabbana, che comunque tra l'altro lui sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta e corruzione, che porta dei voti in Senato a Renzi. Cioè, questa non è democrazia, è una democrazia sospesa. Gianluca Castaldi, soddisfatto di questa serata? Beh, come si può non essere soddisfatti? Bellissima. Bella la partecipazione, abbiamo prenotazione fino a mezzanotte, sono contento soprattutto anche della presenza sia dei deputati, del senatore Morra e di Alessandro che danno lustro a questa serata. Ci stiamo mettendo l'anima sia nei comuni, nelle regioni, in Parlamento, andando in giro, loro sono più giovani, senza famiglia, quindi riescono a dedicare anche tutta la settimana al movimento, è un movimento popolare che deve fare anche queste cose, come sapete noi rinunciamo ai finanziamenti pubblici e l'unico modo per finanziarci lo troviamo con la passione delle persone. È una lunghissima campagna elettorale questa per le elezioni comunali di Vasto, i vostri avversari a tutti i livelli dicono che il Movimento 5 Stelle non vuole vincere, invece voi come rispondete? Beh, la risposta sta qui, il Movimento 5 Stelle deve vincere per cambiare le cose e io mi auguro che insomma i cittadini cominciano ad essere consapevoli di cos'è veramente, di cosa sono i partiti, quindi mi auguro soprattutto che il lavoro che stiamo facendo di rendere consapevoli i cittadini, tirare fuori tutto quello che avviene in Parlamento e nei comuni dove siamo presenti, renda poi il cittadino consapevole della croce che va a mettere. Io auguro a Vasto un sindaco cittadino.